Salve ragazzi, bentornati o benvenuti su Giovispo e bentornati con l'episodio di Dragon Ball Super il 106. Ragazzi, tutto sommato questo episodio è stato sufficiente, verso un voto inferiore rispetto al sufficiente. Vi riassumo proprio brevemente ciò che è accaduto in questo episodio. In conclusione, Tenshinhan è uscito dal ring, ma è uscito buttandosi fuori, buttandosi con lui, facendo eliminare anche un altro di un altro universo, di cui non ricordo nemmeno il nome. È il cecchino, mi sa. Non proprio il cecchino, è quello che si riflette. O quell'altro. No, il cecchino, ragazzi, scusate, mi stavo confondendo. È proprio il cecchino che è stato eliminato. Perché c'erano due dello stesso universo: uno che riflette i colpi di energia, qualsiasi colpo di energia, e l'altro che sparava. E quindi questo che sparava è stato eliminato da Tenshinhan. Più che altro non è che è stato eliminato, è stato lui un po' fesso a farsi buttare giù, ragazzi, quindi vabbè, potevano forse dargli un po' più importanza a Tenshinhan, perché comunque nell'episodio si mette a correre a muzzo un colpo di energia, un cannone speciale, e basta, ragazzi, quindi niente di che. Gohan è piccolo, pure in questo episodio sono state abbastanza difficoltà, infatti piccolo per Junior ha perso un braccio prima, poi l'ha recuperato, va bene, perché i Namekiani, sapete, hanno il potere di rigenerarsi fino a un certo limite, ragazzi, e con un dispendio di energia abbastanza elevato, e poi ha perso tutte e due le braccia e le ha rigenerate, ma sempre con un grande dispendio di energia. Si sono nascosti, Tenshinhan ha voluto aiutare al Gohan e a Junior, a piccolo, ma ragazzi, non ci credo, cioè fa solo quello, si mette a correre e nient'altro. Poi Vegeta e Goku trovano quello che spara, lo colpiscono, ma questo riflette, quindi devono capire la sorgente. E c'è anche un altro personaggio, personaggio in questo episodio, il Dottor Rota, che spiega due volte il perché si chiama Dottor Rota, ma viene eliminato, quindi va bene così. Perché il Dottor Rota, alla fine dell'episodio, è uno del settimo universo, sì, del settimo universo. Si aggrappa a quello ciccione e poi Vegeta si è rotto davvero le palle, ha fatto un cannone Galick, bam, buttato fuori. Quindi ha fatto benissimo, là. Proprio un Vegeta da Thug Life, ragazzi, davvero bravissimo Vegeta, un applauso. No, ciò che è giusto, è stato bravo. Tenshinhan è stato buttato fuori insieme a quell'altro, quindi ragazzi, un episodio un po' così e così. Questo è quello che mi ricordo, perché comunque non è stato proprio interessantissimo, è sufficiente, quasi di meno di sufficiente, quindi niente di che, ragazzi, niente di che. Ciò che ho notato anche io, cioè che hanno notato altri in principio, che si sta rivelando forse corretto: avete presente la sigla finale, nel quale vengono mostrati dei personaggi in ordine di successione? Bene, il primo è stato Krillin, il secondo Tenshinhan, secondo questa immagine il terzo sarà Vegeta. E molti già si stanno incazzando, perché comunque Vegeta non può essere eliminato come terzo del nostro universo. Magari dicono, magari lo fa per sacrificarsi, per buttare fuori un nemico forte, buttare fuori questo qui e questo nemico forte. Alcuni dicono Itto, altri dicono magari Toppo, perché questa è la fine, sono i più forti, Itto, Toppo e Jiren. Quindi voglio dire, non è che ci sia molto da dire. Forse anche Kaba potrebbe essere un problema, oppure la stessa Kale potrebbe essere un problema, ma relativamente questi sono i nomi clou del torneo. Il terzo Vegeta, invece altri dicono no, il terzo dovrebbe essere Muten, ma secondo me non lo so, ragazzi, non lo so. Io spero che siano gli ultimi tre, Gohan Junior, per salvare Gohan, come abbiamo già visto in questo episodio, si sacrifica e si butta fuori, magari in qualche modo, non lo so, ma secondo me potrebbe accadere questa cosa, perché Junior è molto protettivo verso di me, ma molto, fin da piccolo è stato sempre protettivo verso Gohan, l'ha visto come un figlio praticamente. Quindi per me potrebbero rimanere Gohan, Vegeta e Goku, gli ultimi tre del nostro universo. Staremo a vedere, ragazzi, spero davvero che non esca Vegeta terzo, ma ci vorrà ancora un po' di tempo, almeno due o tre puntate, secondo me, prima che esca un altro del nostro universo. Mancano una trentina, 35 minuti alla fine del torneo, staremo a vedere nei prossimi episodi, perché qui
diciamo, gli episodi, questo episodio, ho visto un video su Facebook, sono concentrati. Cioè, voglio dire, l'episodio 105, 103, 104, 102, ad esempio, quegli avvenimenti accadono tutti insieme, in 10 minuti, accadono tutti insieme. Noi ci vengono dati 40-50 minuti, però lì accadono tutti insieme. Quindi ragazzi, se vedete questo video su Facebook, se non sta anche su YouTube, non lo so sinceramente, se vedete questo video capirete che comunque, vedendoli in maniera unita, questi episodi, ragazzi, sono davvero fantastici. Quindi lo potete vedere sotto un'altra prospettiva. Di per sé così uno a uno sembra un po' noioso, però se lo vedete insieme, ragazzi, è uno spettacolo. Dunque, se avete visto Dragon Ball Super, se volete lasciare un mi piace a questo video, se no, no, basta che lo vedete, basta che commentate, se volete commentare, se non volete commentare, non commentate, ci vediamo alla prossima, alla prossima, alla prossima, alla prossima.